La tierra enferma y tú con ella, bro. Mira, el hombre arrasa con todo lo que le dio. Digo paz, verdad, justicia, libertad. Digo amor, respeto, conciencia, dignidad. Mira, somos lo que somos, no lo que queremos. Patrones, esclavos, humanos, imperfectos. Somos rata, cultura, humanidad. Somos lo que somos. Caca, la mentira, compañía. Descubrir el amor, el camino que cambie. Tu destino que cambie. La dirección que animales racionales con carrera de identidad. Seres humanos indiferentes, víctimas supervivientes de la propia raza humana. Yo, somos lo que somos, no lo que queremos. Individuos vigilados con derecho controlado. Somos lo que somos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chontos, somos natos, somos jodos. Somos monos, somos locos, somos raros, somos cocos, somos rotos, somos chontos, somos natos, somos jodos, somos homos, somos rotos, somos falsos, somos bobos. Somos lo que somos. Calma, tú tienes la palabra, la puerta de la vía. Decide la esperanza, decide la energía. Que brota de tu alma, tu mente positiva. No tengas miedo, avanza, libérate y respira. Compartiendo con la gente a la que yo quiero. A pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Mira, somos lo que somos. Acá la mentira va a ir a descubrir el amor. El camino que cambie, tu destino que cambie. La dirección que abra, tu corazón que ataca. Y si tienes salida, somos lo que somos. Somos tierra, somos paz. Siamo terra, dice, hai sentito? Siamo terra e siamo sangue. A quanto pare sì, e comunque... E comunque... Sbagliano. Bravo Yarabe, che ha fatto Bonitto, ha fatto questa. Sì, dipende, sa che dipende. Non l'abbiamo più sentito mai. No, ma lui è un genere che sinceramente non è che mi garbi tantissimo. Però ha fatto un tour, è venuto anche in Italia, mi sa a Milano e Roma a dicembre. Facciamo subire i nostri... si dice radioascoltatori? Sì, si dice radioascoltatori, web radioascoltatori. Web radioascoltatori. Ma parliamo appunto di questa web radio, del mio buongiorno devi andare, che è un buongiorno devi andare verso. Perché io almeno credo che possa essere una possibilità, un trampolino di lancio per capire e indagare un po', fare una ricerca su la tecnologia da una parte, ma sempre rimanendo e tenendo presente che sia una tecnologia vissuta e quindi che possa formulare e generare incontri, generare qualcosa di realtà vivo e presente. Questa è un po' la nostra piccola battaglia quotidiana, e quindi capire quanto la tecnologia, il virtuale e il digitale possano essere accattivanti e da un punto di vista quotidiano, da un punto di vista quasi urbano. E infatti faremo sia puntate comunque radiofoniche, ma vorremmo anche spostarci un po' all'interno della cittadina di Modena nella quale viviamo e capire un po', dirigerci lungo le strade, lungo i piccoli posticini. Questo è proprio uno scuppone che vi lancio. Sì e scuppissimo. Entrare proprio e abbacinarci all'interno di questa piazza, di questa agorà e di questa cittadina. Vediamo cosa succederà. Vediamo se riusciremo no, sarebbe bello, questo era un po' alla parte nomade che ci avevamo proposto, esatto, fin dall'inizio. Sì, è vero, volevamo che fosse un qualcosa di stabile, quindi
in una camera nella solita casa Piano. Sta zitto. Che ma dall'altra è... anche un pochino nomada, anche un pochino itinerante. Sì, però adesso ci accontentiamo di questo. Sì, anche perché non oso immaginare fare una registrazione dopo tutte queste peripezie all'interno di un bar con tanta gente. Però anche questo avrà le sue... Ci attrezzeremo per fare, una parte nomade. Sarebbe tanto Matti, hai comprato... il telefono nuovo, quindi insomma adesso puoi fare di tutto. Ma sì, diciamo che io vado un po' contro a quello che credo fortemente che col Nokia 3330 con tutte stere, maiala, non potrei chiamarlo, l'hai cercato tu, Lalla, no, ma piuttosto Nokia 3330 si stava tutti meglio. Piuttosto, a proposito di Nokia 3330, ti lancio una piccola canzoncina che sa un po' di retro, un po' di vintage, ed è una canzoncina un po' jazzy di Grammatic, Hit the Jive. Got time, shake your hand, hit that jive, Jack. Pull it, park it, flag it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive, Jack. Pull it, park it, flag it back. Going downtown, see your man, and I ain't got time, shake your hand. Hit that jive, Jack. Pull it, park it, flag it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Hit that jive, Jack. Put it in pocket, flag it back. Go downtown, see your man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive, Jack. Put it in pocket, flag it back. Time and time waits for no man, and I ain't got time. Shake your head. Hit that jive, Jack. Put it in pocket, flag it back. Go downtown, see your man, and I ain't got time. Shake your head. Jazz che hai lanciato questo sabato mattina ci ha cambiato un po', perché devo un po' bilanciare la tua etnia, il tuo Cuba Libre e Margarita sì. e il sale sul bicchiere con un attimo in più di predisposizione all'ordine. Vabbè, giusto, per quello la facciamo insieme questa web radio, per non essere monotoni e non annoiarci. Sì, ma anche quello di cui alla fine probabilmente si apprezzerà un attimo la varietà del genere, la varietà dell'informazione, assolutamente, e dell'ascolto, cioè. Comunque sempre nell'angolo c'è posta per te, che lanciamo con questa voce molto radiofonica. No, abbiamo letto tantissimi commenti, hanno apprezzato moltissimo una tua canzone The Road e vai. Hanno apprezzato tantissimo, tra l'altro, la mia remoscia. Tu l'avevi stroncata subito, no, non stroncata la canzone, ma stroncato, ma ci credono, eh. Però l'avevo messa e poi subito avevi attaccato a parlare con questa tua vocione. In realtà c'è da dire che io l'avevo scoperta per caso, forse l'inverno scorso, ed è tratta da un video, tra l'altro se la cercate su Vimeo, che è il canale oltre YouTube, dovreste trovarla, e con un video associato abbastanza carino, che è tipo un po' sorfeggiante, un po'... Ho capito. Nell'angolo c'è posta per te, è arrivato adesso un messaggio che dice: non ce ne frega un tubo, sta zitto. Poi lo leggo. No, però no, scherzo, ogni canzone deve avere un po' un pretesto da verificare, da motivare. Assolutamente. Ma ancora una volta, a proposito di posta per te, nella puntata, nelle versioni precedenti, io avevo detto che mi era arrivata questa mail da parte di Lara. Che... Ciao Lara, un saluto. Caro vostro. Che è una ragazza molto attenta e una studiosa di pubblicità, forse è proprio anche qualcosa di molto più professionale, che ora non so come dire, e mi aveva lanciato questo piccolo link del suo blog, e avevo trovato lì una curiosa attrezzatura
che è stata iniziata ad operare in Francia, che si chiama Netflix. E sono tipo dei pannelli pubblicitari abbastanza piccoletti che vengono posizionati in punti strategici e nevralgici, tipo magari all'uscita della metro, in qualche centro commerciale oppure lungo le strade, e in base all'umore, in base a proprio il mondo, quello che sta succedendo quella giornata, vengono adattati e si trasformano questi pannelli pubblicitari, seguendo piccolissimi spezzoni da un paio di secondi di film o di telefilm con espressioni facciali oppure condizioni meteorologiche, ed è molto curioso. Quindi possiamo dire che è un po' lo sviluppo, forse il progresso della pubblicità. Sì, è una direzione un po' ambigua e strana che io non avevo ancora considerato. Infatti penso che non esista ancora forse qua in Italia qualcosa Netflix di, si chiama. Di simile. Quindi ricordiamo Netflix per tutti quelli che vorranno andare ad informarsi, quindi anche questo fa parte un po' dell'informazione, no? Noi potremmo cospargere la città di Modena di tante espressioni facciali di BrodoDiBecchi. Sì, adesso poi chiamiamo questo programma Boiate a tutto spiano, perché stamattina ne stai di là. No, però è una cosa che mi piace molto. No, ma sicuramente riuscire a entrare all'interno della cittadinanza, non adesso spammandoci dappertutto e spalmandoci, però farlo in modo un po' accattivante e intelligente. Ma infatti è un'ottima idea, quindi andrò anch'io a vederlo perché me ne avevi parlato stamattina e sono curioso. Intanto lanciamo un'altra canzone che è un po' brasileira e appunto sono i Tribalista su un successo di una decina abbondante di anni fa, Já Sei Namorar. E vai.